e chiamiamo il prossimo libero cittadino, Alessandro Lavanna. Ciao Alessandro. Vicino la bocca, vicino la bocca. Un caro saluto a tutti gli amici e soggetti intervenuti in questa splendida piazza, che pur avendo visto radunarsi infinite volte persone scontente e deluse, piene di belle speranze puntualmente tradite, oggi vi vede così numerosi e convinti. Oggi vi parlo di una mia emozione. Io sono qui perché sono stato colpito da un servizio sul mainstream nel quale si evidenziava come comuni strumenti tecnologici, ad esempio smart TV, iPod, cellulari connessi al wifi, abbiano raggiunto un elevato livello di pervasività e intrusività. L'accesso indebito e fraudolento nella nostra vita privata non è quindi un evento da sottovalutare, ma da considerare con estrema cautela, tenendo sempre alta l'attenzione. Non possiamo mantenere l'antico approccio fideistico nei confronti di una tecnologia sempre più pervasiva, contraddistinta da microchip, telecamere con riconoscimento facciale perfino in presenza di mascherine e droni di ogni tipo. Occorre partecipazione e un controllo democratico più penetrante per non farci scippare i diritti costituzionali per i quali sono cadute nell'ultima guerra mondiale anche le persone qui raffigurate in Piazza Nettuno. In questa chiave esorto a considerare con molta prudenza e spirito critico ogni proposta sperimentale ammantata di utilità sociale o di vantaggi individuali. A Fidenza è iniziata la sperimentazione della patente a punti per le case popolari. Si parte con una dotazione di 50 punti e poi si valuta il comportamento dell'assegnatario attraverso anche l'immancabile delazione dei vicini. Poi segue l'ispezione di un funzionario addetto a sanzionare con 50 euro e con la decurtazione di ben 25 punti su 50 in caso di ospitalità di soggetti non preventivamente comunicati allo IACP. Ovviamente, arrivati a zero, si perde il diritto di titolarità dell'immobile. E se fossimo noi a dare una patente a punti ai vari IACP per valutare la tempistica delle aggiudicazioni e della manutenzione? Capite subito che il vero scopo è dividere le persone e non favorire l'integrazione, esasperando la radicalizzazione nelle rispettive posizioni, proprio come in tema di Green Pass. Bravo! Anche il Comune di Bologna ha aderito ovviamente a tale prassi, introducendo il cosiddetto Smart Citizen Wallet. Ogni volta che ho un'espressione inglese sapete come va a finire, che per ora su base volontaria e senza penalizzazioni premia i comportamenti virtuosi, corretto smaltimento di rifiuti, uso dei mezzi pubblici con scontistiche e agevolazioni. Peccato che anche il becero Green Pass europeo era stato introdotto per favorire la nostra mobilità e avete visto come è andato a finire. Chi ci garantisce che in un futuro non remoto non saremo controllati e sanzionati, ad esempio in caso di tasse non solo comunali, non dovute, o rate scadute? Rifuggiamo da derive paternalistiche che tendono a uniformare i nostri comportamenti, mettendoci uno contro l'altro. Non occorrono leggi apposite o premiali se si ha la volontà reale questa volta di applicare quelle esistenti. Pretendiamo efficienza e rispetto della democrazia. Basta, basta, basta con questa overdose di burocrazia, controlli, persuasioni non più occulti. Pretendiamo il rigoroso rispetto della Costituzione, specialmente nei suoi principi fondamentali, e vigiliamo affinché il modello cinese dei crediti sociali non diventi il nostro stile di vita. Hai finito la manna? Fatemi un applauso, che carichissimo!
prego, prego.